Il limone, la cui patria è l'Asia, arriva sulle nostre tavole raccogliendo le componenti benefiche del terreno ed è stato utilizzato a scopo medicinale fin dall'antichità. Questo frutto, che fornisce incredibili benefici al nostro organismo se consumato regolarmente, è una cura per molte malattie. Quali sono i benefici del limone? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamolo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di consumare mezzo limone al giorno? Con i suoi effetti antiossidanti e antinfiammatori, il limone purifica l'intero apparato digerente da tossine e batteri. I composti di allicina nel suo contenuto hanno proprietà letali contro tutti i microrganismi patogeni e i parassiti nell'apparato digerente. La pectina, uno dei componenti principali del limone, è una fibra solubile. Questa fibra nutre i batteri benefici nell'intestino e ne aumenta il numero. Questo migliora tutte le attività digestive e assume responsabilità molto importanti per la conservazione del tessuto intestinale. Il composto esperedine e i flavonoidi nel limone prevengono la formazione di placca nei vasi e combattono l'infiammazione. Soprattutto riduce il rischio di formazione di colesterolo cattivo. Il potassio in esso contenuto ha un effetto protettivo contro malattie cardiache e disturbi circolatori. D'altra parte, il limone è uno stimolante naturale per il fegato. È anche efficace nel purificare l'organismo dalle tossine che lo danneggiano. Pertanto, sostiene il fegato e ne previene l'usura. Allo stesso tempo, la pectina contenuta nel limone aiuta a bilanciare la glicemia e fornisce protezione contro gli squilibri zuccherini. La quercetina, che si trova appena sotto la buccia del limone, è fondamentale per regolare i livelli di glucosio. In particolare, coopera con il fosforo e riduce l'assorbimento degli zuccheri nell'intestino. Inoltre, l'acido nitrico nel limone è efficace nell'utilizzare il tessuto adiposo del corpo per il metabolismo energetico. Il limone, invece, oltre ad essere alcalino, è molto importante per la salute delle ossa grazie al suo contenuto di vitamina C, magnesio e potassio. La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, è essenziale per la produzione di collagene, che protegge le ossa e la cartilagine limone per una struttura cerebrale più sana. Nel cervello possono accumularsi neurotossine che interferiscono con determinate funzioni. Il limone, che ha un alto contenuto di antiossidanti, si lega alle tossine nocive nel corpo e le espelle. Ha un effetto rilassante sul cervello e sul sistema nervoso. Inoltre, l'alto contenuto di vitamina C nel limone svolge un ruolo fondamentale per il nostro sistema immunitario. Questa vitamina stimola la produzione di globuli bianchi. Un quarto di limone può soddisfare il 15% del fabbisogno giornaliero di vitamina C di una persona. Allora, quali sono i danni del limone? Innanzitutto, il reflusso, che spesso provoca bruciore di stomaco e nausea, è innescato dal consumo di cibi acidi. Per questo motivo, le persone con problemi di acidità di stomaco avanzati dovrebbero fare attenzione prima di consumare il limone. Allo stesso tempo, gli agrumi sono oggi utilizzati nella medicina alternativa per produrre farmaci. In quanto tali, hanno il potenziale per interagire con determinati farmaci. Pertanto, se si dispone di farmaci che è necessario utilizzare regolarmente, consultare il medico prima di consumare agrumi ad alto contenuto di vitamina C. Quindi, quanto limone dovrebbe essere consumato? Gli esperti affermano che l'aggiunta di limone a pasta, insalate, tè e acque è incredibilmente benefico per il nostro corpo, soprattutto durante i periodi in cui il nostro sistema immunitario è debole. L'uso ideale per questi benefici è mezzo limone al giorno nelle varie zone di consumo. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere il limone al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale se non sei ancora iscritto. Stai bene, tieniti informato.